Ora risolvo lo stesso problema nel caso di urto elastico. La domanda riguardo la distanza alla quale si deve trovare il carrello B nel momento in cui si lascia andare il pendolo non cambia, cioè la risposta sarà sempre 14,2 cm, perché non ha nessuna importanza se l'urto sarà elastico o perfettamente anelastico come prima. Quindi passiamo subito all'altra domanda: qual è l'angolo alfa nel caso di urto elastico? Ricordiamo che la condizione richiesta dal problema è sempre che il pendolo dopo l'urto si deve fermare, quindi V' uguale a 0. E siccome l'urto stavolta non è perfettamente anelastico, il carrello B dovrebbe tornare indietro con una certa velocità, VB', non potendo certo proseguire verso sinistra. Altrimenti il pendolo non potrebbe rimanere fermo se il carrello B andasse a sinistra dopo l'urto. Nel caso dell'urto elastico sappiamo che dobbiamo affiancare alla conservazione della quantità di moto totale del sistema anche la conservazione dell'energia cinetica totale. Altrimenti non sapremmo come risolvere questa equazione, la conservazione della quantità di moto, che contiene due incognite. Le due incognite infatti sono la velocità con cui il pendolo giunge nel punto più basso e la velocità con cui il carrello rimbalza dopo l'urto. La seconda equazione, cioè la conservazione dell'energia cinetica, ci permette di risolvere il sistema, che diventa un sistema di due equazioni in due incognite, non lineare ma di secondo grado, perché qui le incognite compaiono al quadrato. Impostiamo quindi la quantità di moto che si conserva. All'inizio è come prima, quindi prima dell'urto è la quantità di moto del pendolo nel punto più basso e la quantità di moto del carrello. Dopo l'urto abbiamo la quantità di moto del pendolo che è 0, perché abbiamo detto che c'è l'ipotesi che il pendolo si ferma dopo l'urto, più la quantità di moto del carrello che rimbalza all'indietro con questa velocità VB' sconosciuta. Poi abbiamo la conservazione dell'energia cinetica. Con l'energia cinetica del pendolo all'inizio nel punto più basso, l'energia cinetica del carrello che sta andando verso sinistra, l'energia cinetica del pendolo dopo l'urto che è 0, perché abbiamo detto ancora che il pendolo si ferma dopo l'urto, e l'energia cinetica del carrello dopo l'urto con l'incognita VB'. Vediamo che il carrello ha sempre massa m, il pendolo ha sempre massa m e il carrello ha massa 2m. Dopo aver semplificato queste masse m e tutti questi fattori 2, abbiamo questo sistema 2x2 che va risolto per sostituzione perché ciascuna delle due equazioni contiene entrambe le incognite, qui colorate in rosso per vederle meglio. Conviene ricavare l'incognita VA dalla prima equazione e sostituirla nella seconda, cioè sostituirla qua. Quindi questo binomio bisogna elevarlo al quadrato, questo è il quadrato del binomio, dopodiché ricopiamo gli altri termini. La seconda equazione adesso contiene soltanto un'incognita che è VB'. Mettiamo insieme i termini di secondo grado, poi il termine di primo grado e il termine noto. Semplifichiamo e otteniamo questa equazione di secondo grado che si può risolvere facilmente, dal momento che questo è un trinomio particolare che si può fattorizzare con la regola della somma e del prodotto. Infatti il prodotto deve fare 3VB alla seconda e la somma deve fare meno 4VB. Infatti se andiamo a vedere, meno VB meno 3VB fa la somma meno 4VB e invece meno VB e meno 3VB il prodotto fa 3VB alla seconda. Del resto basta svolgere queste moltiplicazioni per verificare che si riottiene questo trinomio. Grazie alla fattorizzazione si possono trovare subito le due soluzioni: VB' uguale VB e VB' uguale 3VB. Quindi cominciamo con la prima soluzione, VB' uguale VB, eccola. Andiamo a sostituirla nell'altra equazione per trovare VA e quindi otteniamo VA uguale a 2 VB', che però è uguale a VB, quindi 2VB meno 2VB, cioè 0. Perciò questa prima soluzione ci dice che il pendolo giunge fermo nel punto più basso, il che è assurdo, e il carrello procede con la stessa velocità che aveva prima dell'urto.
come se l'urto non fosse avvenuto. Quindi questa soluzione è chiaramente assurda, soprattutto perché il pendolo non può scendere da una certa altezza e arrivare con velocità nulla nel punto più basso. Vediamo quindi l'altra soluzione quando vb' è uguale a 3vb. Andiamo a sostituire 3vb nella prima formula, quella per trovare va, che quindi diventa uguale a 2 per vb', che è 3vb, meno 2vb. E quindi va fa 4vb. Ma anche questa seconda soluzione, S2, è assurda, perché va uguale 4vb è una velocità negativa, perché vb era meno 40 cm al secondo. Vuol dire che questo pendolo, scendendo verso destra, dovrebbe avere nel punto più basso una velocità che va a sinistra, che è assurdo. E anche vb' uguale a 3vb viene una velocità verso sinistra, cioè vuol dire che il carrello dopo l'urto, invece di rimbalzare indietro verso destra, continua ad andare a sinistra, contrariamente a quello che avevamo detto prima, cioè che doveva rimbalzare all'indietro verso destra. Perciò concludiamo che non è possibile che un pendolo di massa m, urtandosi in modo elastico con il carrello di massa doppia, possa rimanere fermo. Infatti ricordiamo che l'ipotesi che il pendolo dopo l'urto doveva rimanere fermo l'avevamo utilizzata all'inizio nelle equazioni iniziali, annullando va', cioè la velocità del pendolo dopo l'urto. Quindi queste equazioni con il pendolo che rimane fermo dopo l'urto non hanno soluzione. Ma del resto questo è intuitivo, ci si arriva anche con un po' di esperienza pratica, perché un pendolo di massa m non riuscirà a fermare il carrello di massa doppia e a farlo rimbalzare indietro. Questo un po' si capisce: quando un oggetto è più leggero di un altro e si urtano, di solito l'oggetto più leggero rimbalza all'indietro e l'oggetto pesante probabilmente proseguirà nello stesso verso in cui si muoveva prima. Quindi si capisce che questo pendolo non potrà restare fermo dopo l'urto, ma rimbalzerà indietro e il carrello procederà a sinistra. Comunque possiamo anche cercare di dare un'interpretazione intuitiva a queste due soluzioni assurde, giusto così per fare un approfondimento. Vediamo la prima soluzione assurda: il pendolo che scende e nel punto più basso è fermo. Questo è assurdo, l'abbiamo detto prima, e dopo l'urto il carrello continua a muoversi a sinistra con la stessa velocità. Quindi prima dell'urto il pendolo scende, al momento dell'urto è fermo invece di muoversi verso destra, il carrello lo attraversa e senza cambiare la sua velocità procede verso sinistra con il pendolo che teoricamente rimane fermo nel punto più basso. Questa è la prima soluzione, che è chiaramente assurda dal punto di vista fisico, anche se non lo è dal punto di vista matematico, perché infatti è una soluzione del sistema di prima. L'altra soluzione assurda dal punto di vista fisico, anche se non dal punto di vista matematico, rappresenta il pendolo che nel punto più basso, invece di andare a destra, va a sinistra con velocità 4vb e in pratica rincorre il carrello che inizialmente si muoveva a velocità vb di 40 cm al secondo. Il pendolo in pratica rincorre il carrello, lo tampona, nell'urto si ferma e invece il carrello riceve un'accelerazione perché dalla velocità vb triplica la sua velocità. Questa è la seconda soluzione, che ha senso matematicamente, ma fisicamente non ha senso, perché questo pendolo non può scendere e invece di andare a destra nel punto più basso andare a sinistra. Come nel primo caso il pendolo non può scendere e trovarsi fermo nel momento in cui urta. Quindi in conclusione non è possibile trovare nessun angolo alfa tale che questo pendolo, quando arriva nel punto più basso, urta il carrello e nell'urto si ferma. Questo se l'urto deve essere elastico.